Desiderate giocare un eroe, ma non sapete come utilizzarlo? Quale strategie segue ognuno di loro per uscire vittorioso dall'arena? E quali sono le vie da seguire per performare al meglio durante un combattimento? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. Sulla pagina Facebook del gruppo internazionale di Flesh and Blood, Joy Senart del canale YouTube Dex & Draft ha pubblicato un favoloso lavoro svolto di proprio pugno chiamato Learn to Play Kit 2.0. Vi lascerò i link sia del canale YouTube che del file in descrizione. Tra le quali pagine ha racchiuso tutto il necessario utile ai nuovi arrivati su Wraith per iniziare a sferrare i primi fendenti nell'arena. Leggendolo ho notato verso la fine del documento una sezione davvero interessante che ha riportato delle guide rapide su come utilizzare uno specifico eroe. Incuriosito, ho così contattato Joy di persona per sapere se avessi avuto la possibilità di tradurre il tutto parlandone nel dettaglio, così da fornire anche un supporto video in merito, creando una collaborazione tra i nostri canali. E la scena è andata più o meno così. Oh, it's Marco. Yeah, I could do that. Here we go. E quindi mi sono messo subito all'opera iniziando a buttare giù qualche idea per la creazione di questo contenuto. Prima di iniziare però, so che molti di voi guardano i video dell'Arconte del Crogiolo, ma non siete ancora iscritti. Pensate che se tutti voi vi iscriveste ora, potremmo raggiungere oltre i 10.000 iscritti, quindi il vostro supporto è fondamentale. Dateci una mano. Inoltre vi invito ad attivare la campanella per restare aggiornati sulle nuove uscite settimanali, lasciare un like e commentare o condividere questo contenuto con i vostri amici. Inoltre, in data odierna, si sta svolgendo il torneo all'Arcade & Food di Roma, dove in parallelo combattenti e forgiatori daranno spettacolo in una live trasmessa sul canale del Keyforge Network. Anche in questo caso vi lascerò il link della diretta, come sempre, in descrizione. Ed ora scopriamo assieme in questa prima parte come iniziare ad utilizzare al meglio gli eroi più rappresentativi di Flesh and Blood attraverso delle semplici guide rapide. Andiamo a dargli un'occhiata. In questo video si andranno a fornire solamente dei punti di partenza che permetteranno ad ogni nuovo giocatore di affrontare una singola classe avendo già di base un background utile per riuscire a sfruttare al meglio ogni singola abilità di ogni eroe che si prenderà in esame. Inoltre, il formato al quale si farà riferimento per l'intera durata del video sarà il Blitz. Partiamo quindi con Bravo, che aprirà questa carrellata di eroi. Bravo, strategia di combattimento. Impostate il gioco e colpite forte. Il potere di Bravo deriva da un mix di azioni con dominare, che andrà a limitare le opzioni possibili di difesa dell'avversario, e con Crash, che se colpirà per 4 o più danni, infliggerà dei malus che si faranno sentire nel turno successivo del rivale. Va da sé quindi che costruire un mazzo basandosi su questo binomio potrà risultare davvero molto difficile da contrastare. L'esperto consiglia. La miglior difesa di Bravo è la sua incredibile abilità offensiva, resa ancor più minacciosa da aure come Emerging Power. Questa azione rappresenterà una spinta nel vostro turno successivo, potenziando quelle altre azioni di attacco che, innescando l'effetto dominare, vi permetteranno di colpire l'avversario con più forza, minacciandolo per danni davvero ingenti e difficili da bloccare. Dorinthea, strategia di combattimento. Agite con calma e sorprendete l'avversario. La Dawnblade è un'arma molto potente che trae il suo massimo potenziale quando colpisce l'avversario, incrementando il suo valore di attacco. Se ciò non dovesse accadere però, essa perderebbe in termini di forza. Il successo di Dorinthea nell'arena deriva dall'infliggere danni ripetuti turno dopo turno e non da attacchi esplosivi applicati all'avversario una sola volta,
Quindi dovrete logorare le difese rivali facendo davvero appello alla virtù della pazienza. L'esperto consiglia. Nel mazzo di Dorintea non ci saranno molte azioni di attacco, dato che la maggior parte dei danni proverrà dall'arma. Per questo l'abilità Reprise di carte come Iron Song Response potranno sorprendere l'avversario dopo che esso si sarà difeso con una carta dalla propria mano, aumentando la potenza d'attacco della Downblade. Katsu, strategia di combattimento. Sferrate più attacchi possibili nel vostro turno. Avendo molti attacchi con Go e Gain, Katsu non colpirà con danni ingenti, ma lo farà spesso durante il suo turno. La sua abilità vi permetterà di scartare una carta con costo 0 dalla mano per andare a cercare un'altra carta con parola chiave combo ed utilizzarla per sferrare un ultimo attacco che potrà infliggere molti danni all'avversario, se quest'ultimo non avrà più risorse in mano per potersi difendere. Quindi, come dei veri ninja, pianificate attentamente la vostra strategia. L'esperto consiglia. Il vostro avversario potrà abbassare la guardia lasciando passare il danno di azioni minori come Hedgehog, e sarà proprio lì che, attivando l'abilità di Katsu, potrete ottenere il beneficio di carte come Open the Center, che, ottenendo Dominate, non solo infliggeranno ingenti danni al vostro rivale, ma manterranno viva la catena di combattimento, permettendovi di attaccare nuovamente grazie anche all'abilità Go Again, costringendo chi vi giocherà contro a restare costantemente sulla difensiva. Reinar, strategia di combattimento. Siate imprevedibili e anche un pizzico fortunati. Reinar può intimidire i nemici costringendoli a bandire momentaneamente una carta casuale dalla loro mano ogni volta che l'effetto di Intimidate si innescherà. Il che starà a significare che l'avversario potrà difendersi con meno risorse a propria disposizione. Di solito il suo effetto implica di scartare una carta con 6 o più di valore d'attacco, ma nel mazzo ci saranno anche azioni di attacco che avranno Intimidate nel testo, rendendo ogni turno davvero devastante. Combinando per bene le carte nel mazzo, ciò potrà volgere a vostro favore l'esito del match. L'esperto consiglia. Probabilmente userete tutta la vostra mano per sferrare un potente attacco, e per agevolarvi nel compito potrete sfruttare l'effetto di carte come Primeville Below e Awakening Below. Non spaventatevi se subirete un turno di arresto utilizzandolo per settare la prossima mossa, perché grazie alle carte che avrete nel vostro arsenale potrete ripartire alla carica sferrando un feroce attacco dopo l'altro. Azalea, strategia di combattimento. Manipolazione del deck e controllo del gioco. Azalea può scoccare frecce solamente dal proprio arsenale, ma il suo effetto conferirà ad ogni dardo Dominate, costringendo l'avversario a bloccare l'attacco con una sola carta dalla sua mano. La chiave del successo consisterà nello sfruttare questa meccanica quanto più spesso potrete. L'esperto consiglia. Usate l'abilità Opt per manipolare a vostro favore il mazzo, usando ad esempio l'abilità dell'arco Death Dealer per caricare nell'arsenale Ridge Rider Shot. Potrete pescare una carta e andare alla ricerca di una freccia aggiuntiva, così da garantire ad Azalea, attraverso il suo effetto, un attacco con Dominate. Inoltre, carte come Foresight potranno fornire lo stesso vantaggio tattico, potenziando in più i vostri dardi. Dash, strategia di combattimento. Colpisci in modo aggressivo. L'intero mazzo di Dash sarà una risorsa con potenziamenti che conferiranno Go Again al costo di una singola carta. Ma attenzione a non correre troppo senza prima non aver fatto il pieno di vapore. Per aiutarvi nello scopo, gli oggetti potranno tornarvi utili per sostituirsi al pagamento di risorse per impiegare azioni utilizzando l'abilità Opt per manipolare a vostro piacimento il mazzo o all'occorrenza anche prevenire danni. L'esperto consiglia. Le carte con Opt garantiranno a Dash di incrementare la propria potenza con successo. La sua miglior difesa è una buona offensiva,
dove carte come Locked and Loaded potranno generare un colpo devastante da sferrare contro il vostro avversario dopo aver settato con cognizione di causa le carte nel vostro mazzo, ottenendo elementi utili con Go Again pronti ad abbattersi sulle difese nemiche. Kano, strategia di combattimento, manipolazione del deck e padronanza delle proprie capacità. Kano è unico nel suo genere, dato che non ha un attacco tradizionale come tutti gli altri eroi. Infatti il suo effetto potrà permettervi di lanciare incantesimi dalla cima del vostro mazzo e giocarli come se fossero istantanei, anche se l'avversario non dovesse avere carte in suo possesso per difendersi. La chiave del successo risiederà nello sfruttare questa sua abilità, concatenando tra loro quanti più incantesimi possibili da sferrare contro il vostro rivale per infliggergli un danno davvero massiccio. L'esperto consiglia: castare una sola magia a turno per Kano rappresenterà un buon modo per morire immediatamente. La potenza dei suoi attacchi proverrà da carte come Aether Flare e o Reverberate, che permetteranno di incrementare i danni arcani che scaglierete a svantaggio di chi vi giocherà contro. L'abilità Opt, inoltre, funzionerà bene con l'effetto di Kano. Vi basterà semplicemente avere nel deck un buon numero di pitch a 3 per riuscire ad avere risorse necessarie per combattere al meglio. E qui si conclude la prima delle due parti di questa carrellata di eroi, le quali guide rapide mi auguro potranno tornarvi utili. Tra 2 settimane arriverà la seconda parte, dove parleremo di Boltin, Chain, Prism e altri 5 eroi. Non mancate! Ringrazio inoltre ancora una volta Joy per aver collaborato attivamente a questo video e per aver messo a disposizione dell'intera community il suo preziosissimo kit, che ripeto ancora una volta troverete in descrizione. E per avermi avvisato che presto questa guida sarà disponibile anche in italiano, quindi rimanete aggiornati perché appena sarà disponibile avremo anche noi il nostro kit pronto all'uso versione 2.0. E voi, quale eroe vi interesserebbe utilizzare in un futuro prossimo che vi incuriosisce per le sue dinamiche e strategie di gioco? Come sempre, fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento. Prima di salutarci, vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei TCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia. Noi ci vediamo al prossimo video.